Abbiamo in frequenza il direttore regionale della Coldiretti Piemonte, Bruno Rivarossa. Benvenuto in frequenza, dottor Rivarossa. Qualche Grazie. giorno fa abbiamo ricevuto un comunicato interessante il titolo: alla regione fuori i dati delle importazioni e dei finanziamenti pubblici. La dirigenza regionale della Coldiretti qualche giorno fa ha incontrato l'assessore Giorgio Ferrero presso la sede della giunta regionale ed ha esposto una serie di priorità. Vogliamo far conoscere agli ascoltatori quali sono queste priorità. Ma noi partiamo da un presupposto. Intanto siamo in una situazione di grande crisi del settore lattiero-caseario, ma della zootecnia in generale. Nelle impostazioni del PSR, che poi sono il piano di sviluppo regionale, l'Europa e quindi poi a caduta nelle regioni, arrivano delle possibilità di finanziamento che vanno anche alle industrie che trasformano ovviamente nell'impostazione del prodotto, chiamiamolo territoriale. E quindi noi sappiamo che dal 2006 al 2013 la Regione ha erogato finanziamenti pubblici ai caseifici del nostro territorio piemontese per 25 milioni di euro. È chiaro che noi vogliamo sapere dove sono andati, in termini proprio di conoscenza, stiamo parlando di soldi pubblici, è giusto sapere, semplicemente perché non vorremmo che qualcuno avesse ristrutturato i caseifici per poter lavorare meglio latte francese o latte estero o latte che arriva dal nord Europa o dalla Lituania. Credo che questo sia uno degli elementi di chiarezza e di impostazione. Dopodiché abbiamo anche chiesto i dati delle importazioni perché li vogliamo sovrapporre, capire chi ha preso i soldi e che tipo di latte ha lavorato. Questa è un'operazione a tutela del marchio piemontese. Assolutamente sì, anche perché poi si sta parlando di un marchio piemontese, la regione ne sta parlando, noi siamo disponibili chiaramente a fare ragionamenti di questo tipo, però non vorremmo neanche che venissero presi in giro i produttori che oggi non prendono assolutamente neanche i soldi, diciamo così, per arrivare a un minimo di pareggio e i consumatori che magari già comprano dei prodotti che parlano di piemontesità in termini generali, magari non lo sono. Quindi una chiarezza che serve a tutti. Certo, voglio sottolineare che insieme a lei a questo incontro c'era anche la presidente della Coldiretti Delia Revelli. Direttore, che cosa ha risposto l'assessore Ferrero? Abbiamo trovato una disponibilità verbale, nel senso che ha sicuramente detto, come sempre accade in queste cose, ma io voglio sperare che sia così, conoscendo Giorgio Ferrero, che si attiva di conseguenza. Sappiamo anche che, e questa è una novità, hanno già scritto anche una lettera all'UVAC. L'UVAC è un istituto che conserva per il Ministero della Sanità i dati di importazione, per avere i dati, il resto è più facile perché sono dati che la Regione ha. Quindi sono convinto che la disponibilità dell'assessore la troviamo e poi con molta tranquillità vedremo quelle che sono le realtà e quelli che sono i percorsi che poi conseguentemente potremmo fare nella filiera vera di chi vuole una rinascita economica del nostro territorio. Quindi ci sarà un altro incontro con l'assessore. Ma noi vogliamo costituire un vero e proprio tavolo economico, anche perché i soldi, i 25 milioni di cui parlavo prima, sono quelli andati, nel senso dati. Però poi si parla di altri 40 milioni per i prossimi 5-6 anni. Beh, prima vorremmo vedere dove sono finiti i primi e a che cosa sono serviti. Poi possiamo fare un ragionamento anche sui secondi. Chi lo sa che non si possa far crescere realmente un territorio e una filiera piemontese. Però se non mettiamo un punto fermo per capire esattamente quali sono stati gli investimenti, chi ha preso i soldi e che latte sta comprando, beh, diventa un po' difficile. Sembrerebbe un po' una presa in giro se non si chiarisce questo. Certo, molto chiaro. Io ringrazio il delegato confederale alla direzione della Coldiretti Piemonte, Bruno Rivarossa, per questo approfondimento. Le auguro buona giornata e buon lavoro. Un grande grazie.